C'erano oltre 15.000 spettatori alla Rechi ieri sera, dove per la seconda volta in due gare di campionato ha preso posto in tribuna autorità il presidente Roberto Busso. La gara con la Samp doveva fornire risposte dopo la beffa di Bolzano ed alla luce dell'emergenza che Martuscello doveva fronteggiare a centrocampo in modo particolare. Perso anche Soriano, le prese con una dolorosa contusione al ginocchio, il tecnico granata aveva sopperito col solito Valencia, abituato ormai a scalare le gerarchie prima del calcio d'inizio. Il vantaggio lampo di Simi stappava una partita spumeggiante, folle ma noiosa. Tonghi aveva la palla del 2-0, poi Tutino e Coda davano un saggio delle loro qualità, facendo capire perché a giugno Petrachi aveva pensato a loro. La difesa granata, non adeguatamente protetta da un centrocampo in cui Teglio non riesce ancora a dare lo stesso contributo nelle due fasi del gioco, ballava rischiando ancora di capitolare. La Samp sprecava e Pirlo in cuor suo sapeva già che a tanta grazia sarebbero seguite delle disgrazie. Nel secondo tempo Martuscello dava prova di lucidità e coraggio, aumentando, se possibile, la connotazione offensiva della sua squadra con Callone e Braff e con Tonghi a letto a mediano puro accanto ad un esauribile Amatucci. Il pari arrivava all'ora di gioco con Verde che pennellava per la testa di Valencia. Torsione quasi in volo e palla nel sacco per la prima volta del Celen maglia granata. Occasione e momento migliori non potevano esserci. La Samp arretrava e rifiatava, la Sertana saliva come la marea e aspettava il guizzo di Braff come qualcosa di inesorabile. Tiro dell'olandese, deviazione di un difensore, palla in buca, sorpasso e tripudio alla Recchi dove Callon si faceva prendere la mano e dopo la plateale simulazione se la prendeva con l'insufficiente Feliciani che lo espelliva giustamente. Nel recupero questa volta non accadeva più nulla e la Sertana poteva festeggiare con i suoi tifosi la seconda vittoria interna stagionale.